Prestazione sanitaria urgente con codice di priorità B, rinviata per ben due volte per mancanza del medico, incredibile ma vero. Vanno avanti i viaggi della speranza per la risonanza magnetica e per la carenza di personale che continua a creare problemi per l'utenza, soprattutto per quella più fragile. L'ennesimo caso emblematico riguarda un paziente domiciliato in Valle Peligna che ha subito per ben due volte l'annullamento dell'esame richiesto per la mancanza del medico nell'ospedale di Castel di Sangro. La terza prenotazione sarà quindi effettuata per il nosocomio San Salvatore dell'Aquila, ma i 10 giorni previsti dal codice di priorità B sono stati abbondantemente superati. Sebbene sussista un'evidente impossibilità di effettuare la prestazione a risonanza magnetica a Castel di Sangro, nessuna comunicazione ufficiale arriva agli sportelli del CUP per bloccare le prenotazioni ed evitare che le persone facciano la spola, tuona Katia Puglielli dal suo tribunale per i diritti del malato. Mi chiedo inoltre, possibile che se manca una persona si blocca un servizio per 3 settimane? Essendo un'unica ASL, perché non mobilitiamo anche medici di Avezzano e dell'Aquila? Nelle aziende private certe cose non se le possono permettere, si sfoga ancora la Puglielli, una vicenda che rasenta il paradosso, per non dire altro.